Super bonus e possibilità di portare in detrazione l'incentivo in 10 anni, anziché i classici 4-5 anni, finalmente è arrivato il provvedimento del fisco che indica le condizioni, le circostanze in cui è possibile portare in detrazione le spese in 10 anni e le modalità con cui farlo. Negli ultimi tempi tantissime persone mi chiedono se sia possibile portare in detrazione le spese sostenute per riqualificare da un punto di vista energetico il proprio immobile, per i quali si è avuto accesso al superbonus in 10 anni anziché i classici 4-5. Finalmente la risposta è affermativa. Il fisco ha pubblicato il famoso, ha messo nero su bianco questa possibilità ha indicato esattamente quelle che sono le condizioni in cui questo è possibile farlo e come farlo nel famoso decreto Spalma Crediti inserito all'interno della legge 38-2023. È un argomento talmente importante che ho deciso di pubblicarne un video apposta. Mi chiamo Andrea Cipriani, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare ed edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Ora, finalmente, come ho detto, ho fatto diversi video a proposito, è stata pubblicata la legge 38 del 2023 di conversione in legge del decreto numero 11, il famoso decreto blocca cessioni, sostanzialmente quello che ha eliminato la possibilità di utilizzare le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito e all'interno di questa legge è riportato, è contenuto il famoso provvedimento Spalma Crediti, tanto atteso. In pratica questo riporta quello che era stato previsto già dal decreto aiuti quater, la possibilità di portare in detrazione anche l'incentivo del superbonus in 10 anni. In particolare, per essere precisi, vi voglio riportare esattamente l'estratto del provvedimento che dice modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9,4 del decreto legge 18 novembre 2022, numero 176, appunto il decreto aiuti quater, fruizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relative alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi. Quindi, possibilità di portare in detrazione in 10 rate annuali crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura per alcuni tipi di bonus edilizi e poi vedremo quali sono questi bonus. Quindi, in primo luogo, vediamo di definire quello che è l'ambito di applicazione, cioè quando può avvenire questa detrazione in 10 anni. Ovviamente, questa, come dice, come è riportato anche nel testo che ho appena letto, questa possibilità si applica a quei crediti d'imposta derivanti dalle opzioni alternative per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, per i quali è stata fatta comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 ed in particolare si applica agli incentivi relativi ad interventi super bonus che rientrano nell'ambito super bonus. Bonus di abbattimento barriere architettoniche con detrazione al 75% ed il sisma bonus di tipo ordinario. Ora, in che cosa consiste praticamente questa possibilità di fruire dell'incentivo in 10 rate annuali di pari importo? In pratica, la quota residua di ogni rata annuale dei crediti d'imposta derivanti dalle opzioni alternative di sconti in fattura e cessione del credito non ancora utilizzate in compensazione e anche acquisita a seguito di cessione del credito o sconti in fattura, successivamente la prima, può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo quello a cui fa riferimento la prima rata, la rata originaria sostanzialmente. Questo tipo di scelta è irrevocabile, cioè una volta che si comunica al fisco, all'Agenzia delle Entrate, di voler utilizzare
Questa detrazione nell'arco di 10 anni, in 10 quote di pari importo, questa scelta diventa poi irrevocabile. E in particolare, la scelta di detrazione in 10 quote annuali deve essere riferita e può essere applicata a quei crediti che si riferiscono agli anni 2022 e quelli successivi e gli anni successivi per quanto riguarda i crediti d'imposta derivanti da comunicazioni eseguite all'Agenzia delle Entrate per cessione del credito o sconto in fattura avvenute entro il 31 ottobre del 2022 per il Superbonus. Per quanto riguarda invece gli altri due bonus, cioè il bonus abbattimento a barriere architettoniche e sisma bonus di tipo ordinario, la comunicazione deve essere fatta all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso dal 1 novembre 2022 al 31 di marzo del 2023. Una cosa molto importante di cui bisogna evidentemente tenere conto è che ogni rata annuale può essere utilizzata esclusivamente in compensazione dal 1 gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. E la quota di credito d'imposta che non viene utilizzata, che non si riesce ad utilizzare, poi non può essere utilizzata negli anni successivi oppure se ne può chiedere rimborso. Questo assolutamente no. Poi, per quanto riguarda per la fruizione delle nuove rate, saranno istituiti degli appositi codici di tributo, oltre che saranno date le istruzioni per la compilazione dei relativi moduli F24. Ovviamente le nuove rate dei crediti d'imposta risultanti dalla ripartizione non possono poi essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente frazionate, ulteriormente ripartite. Come si esegue la comunicazione all'Agenzia delle Entrate? Ovviamente all'Agenzia delle Entrate il soggetto, che può essere il fornitore o il cessionario del credito, deve comunicare innanzitutto il tipo di credito. In secondo luogo, deve comunicare la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni e in terzo luogo l'importo relativo. Ovviamente la comunicazione può riferirsi anche a non tutto il credito, ma solamente ad una parte di esso, diciamo alla parte di credito al momento disponibile, poi con delle comunicazioni successive. Possono essere anche rateizzate in più soluzioni la parte restante del credito o eventualmente le parti dei crediti che vengono diciamo accumulate successivamente, che vengano acquisite successivamente. La comunicazione deve essere eseguita sulla piattaforma della cessione del credito a partire dal 2 maggio del 2023 oppure se viene fatta tramite un intermediario a partire dal 3 luglio del 2023. Infine, diciamo, per quanto riguarda i dati della comunicazione, possono essere consultati direttamente sulla piattaforma della cessione dei crediti, fermo restando che questa comunicazione è, immediatamente efficace nel momento in cui viene mandata, inviata e successivamente non può più essere né modificata né revocata. Per cui, una volta che viene, diciamo così, tra virgolette, caricata la comunicazione sulla piattaforma cessione dei crediti, questa è attiva, è vigente e non può essere più modificata o ritrattata, diciamo così. Questo è sostanzialmente, queste sono le modalità e i campi di applicazione in cui è possibile portare in detrazione le spese in 10 anni, spese relative abbiamo detto, superbonus, bonus abbattimento barriera architettonica al 75% e il sisma bonus di tipo ordinario. Per cui finalmente è arrivato quello che tanti cittadini mi chiedevano. In alcuni casi c'è quindi la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute in 10 anni. Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Iscriviti al canale YouTube cliccando sulla campanellina, rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!